non so da voi, ma qua il tempo è così. Qua in pianura padana, da come potete ben vedere, il tempo è questo veramente da mesi. Infatti spesso rimando e dico, vabbè, filmo domani che magari c'è il sole, ma in realtà è così tutti i giorni. Quindi oggi, nonostante il tempo, ho deciso di prendere in mano la videocamera e filmare. Anche perché oggi è sabato, quindi il sabato per me è pulizie di casa e preparazione alla settimana, quindi a volte faccio anche spesa il sabato, anche se cerco in realtà di andare durante la settimana, perché nel weekend è un casino, per le tre cose che devo prendere io mi scoccia un po'. Però questa settimana va così, pulizie di casa l'ho detto, faccende di casa in generale, perché poi tra l'altro ci vanno di mezzo anche lavatrici, asciugatrici, storia infinita. Poi stamattina volevo passare da Zara Home perché ho una ricetta in mente che ho provato a fare più volte questa settimana, ma non ho le ciotole giuste. Per chi fa foto a dolci, a ricette, sa benissimo quanto siano importanti ciotole, ciotoline, piattini, delle misure precise e giuste. Quindi stamattina faccio anche un salto da Zara Home. Mi sono già vestita, truccata, mi faccio qualche ondina nei capelli giusto per essere un pochino più movimentata. E intanto che siamo qua vi faccio vedere i miei trucchi preferiti. Una volta mi truccavo molto molto di più, mi piaceva sperimentare, provare, eccetera. Mentre, non lo so, nel corso degli anni ho iniziato a truccarmi meno e ho veramente la metà dei trucchi che avevo prima, però quelli che ho li amo follemente. Vi faccio vedere velocemente. Il primo acquisto ben riuscito in assoluto è questa, la palette della Urban Decay, la Naked 2. È veramente, se riesco a aprirla, vi faccio vedere, è distrutta perché allora, questo l'ho strausato, infatti non ce n'è più e si chiamava Boutique Haul. Questo mi si è rotto e gli altri insomma sono ben usati anche gli altri, ma questo in assoluto top. Infatti se lo trovo non dentro la palette lo prendo di sicuro perché lo amo. Io nelle palette amo follemente questi colori. Correttore uso questo della Rimmel, io ho il colore 2020 Classic Beige. Poi, come illuminante occhi e viso, uso questo della Kiko che secondo me trovate ancora perché non l'ho preso da tantissimo ed è così. È veramente super brillantinoso. Questo è il 22 High Pigment. Questo. Come matita uso questa di Missai Brochet, che è la 01 Noir, molto molto morbida, infatti la sfumo un pochino con il pennello e l'ombretto in modo che non coli. E come mascara uso questo della Essence. Come ultima cosa che di solito metto, anzi penultima perché c'è anche il blush, è questo rossetto di Kat Von D, si chiama Lolita, colore nude, è proprio la tonalità che a me piace. È sul rosa antico barra marroncino. Tempo fa facevo la rappresentante di Yves Rocher e davano anche questo campionario di blush e quindi essendomi rimasti ho iniziato a usarli io. Quelli che uso più spesso sono questi due e li mixo insieme, quindi prendo proprio un po' di questo e un po' di questo, scuoto il pennello e poi li uso. I nomi sono Rose Cannelle, non so parlare il francese, ve lo dico subito, e Rose Assayou, insomma, questi. E basta. Thank you.
spesa fatta, sia da Zara Home ho trovato più o meno quello che cercavo, sia alimentare. Allora, tour velocissimo della spesa. Ho preso da Lidl, dato che sono andata in città e Lidl c'è solo lì, ho preso la pasta di lenticchie rosse e di piselli verdi, perché queste, io vicino a casa mia ho solo praticamente il Conad della Coop e lì costano veramente una fucilata, quindi quando capito in questi posti ne approfitto e li prendo. Poi qua ci sono, si chiamano fette croccanti di segale, in realtà assomigliano tantissimo alle vasa e le preferisco al posto delle gallette quando non ho tempo per preparare pasta, riso o tirare fuori il pane dal freezer, quindi per quando si ha fretta sono super, ma anche per fare alcune colazioni. Poi latte di soia senza zuccheri ne ho presi due e qui abbiamo finito le cose che ho preso da Lidl. Alla Coop invece ho preso latte di mandorla senza zuccheri, poi le mandorle affettate, quelle sottili, perché mi servono per delle foto che devo fare. Lievito vanigliato per dolci ne ho prese 3 e 3. Io spesso uso l'idrolitina, però per alcune preparazioni è meglio questo. Nocciole, voglio fare il burro di nocciole in casa, quindi queste mi servivano assolutamente. Albume per le mie colazioni, mirtilli, avocado, banane, che a casa mia non mancano mai, cioccolato fondente, uno al 90% e uno all'85%, dato che mi serve per una ricetta dove devo sciogliere il cioccolato. Diciamo che più è alto di percentuale, più fa difficoltà a diventare liquido, quindi rimane sempre un pochino più denso, quindi 85 va benissimo. Funghi champignon, miso, anche questo lo vedo in un sacco di ricette e volevo assolutamente provare alcuni piatti. E poi la passata di pomodoro petti, questa per me è la più buona. Io solitamente la passata di pomodoro la faccio in casa e tuttora ce l'ho in dispensa, solo che quest'estate l'ho fatta solo con i pomodori datterini, quindi quelli piccolini, e i cuori di bue, solo che è diventata molto molto dolce e per alcune preparazioni ho bisogno di questa. E questo è tutto quello che ho preso al supermercato. Poi una tappa fissa è sempre il negozio biologico dove prendo frutta e verdura. Questo infatti è quello che ho preso nel negozio biologico. Quindi ho preso finocchi, patate dolci, questa è la batata, si chiama, e mele, cipolle, clementine, carote. Poi ho trovato queste spugnette qui che sono fatte con materiali naturali e voglio assolutamente provarle per magari riuscire a sostituirle alle altre. Tempè, anche questo lo adoro, e yogurt di soia. Io amo lo yogurt di soia della Soyasan, però quando trovo questo qui lo prendo, perché a parte che la confezione è molto più grande, quindi evito di prendere due confezioni piccole in plastica, ma ne prendo una unica. E poi questo veramente è buono come l'altro, quindi assolutamente approvato. Direi che la mia spesa è tutta qua. Ah, ho preso anche l'insalata, ma le ho già messe in frigo perché sennò a star fuori diventa molle e basta. Non avete visto grandi fonti proteiche nella mia spesa per due motivi. Perché i legumi li acquisto da Negozio Leggero, che è un sito online dove spedisce questi prodotti sfusi in sacchettini di carta, quindi evito veramente di prendere piccoli pacchettini, per esempio di ceci o di lenticchie, e ogni volta comunque fare della plastica. Dove posso cerco di ridurre il più possibile. Quindi man mano che finisco tutti i legumi e cereali faccio un ordine unico e ne prendo in quantità, in modo da averne per un lungo periodo.
E per quanto riguarda invece le uova e il pesce, perché carne la mangio raramente, li prendo solitamente, le uova quando le finisco le prendo, il pesce invece solitamente lo prendo il giorno in cui lo consumo, quindi lo prendo direttamente fresco, oppure lo prendo al banco del pesce fresco quando magari è scontato, anche se non lo mangerò quel giorno lì, poi lo congelo per poi mangiarlo successivamente. O per quando non ho voglia di cucinare, tengo sempre in casa o pesce già surgelato, come questo, oppure le scatolette di sgombro o di cecicotti, insomma. Quel genere di cose ovviamente non possono mancare. Oggi per pranzo mi farò questo con la verdura e qualche galletta, anche perché stasera mangeremo la pizza. Adesso mi preparo il pranzo perché sto morendo di fame e poi vi faccio vedere cosa ho preso da Zara Home. Pranzo pronto, zucca, poi ci sono finocchi cotti e sotto ci sono melanzane e zucchine che avevo cotto quest'estate congelato, tonno e funghi. Buon appetito! L'unico problema è che veramente hanno dei prezzi folli, infatti ne ho approfittato soprattutto in questo periodo che ci sono gli sconti e si spende qualcosina meno. Allora, in realtà sono andata per cercare una ciotola che mi serve per fare una ricetta, però ha un diametro che ancora non sono riuscita a trovare. Comunque, vabbè, alla fine non l'ho trovata. Però ho trovato una ciotola bellissima per il porridge. Quando l'ho vista proprio ho pensato al porridge, ho detto ok, è lei. Però andiamo per ordine. Come prima cosa ho preso questa tovaglietta per fare colazione, che è veramente stupenda. E io in realtà ne ho di tovagliette, però le avevo prese quando abbiamo preso casa e sono bianche e verdi con i cactus e sì, diciamo che non sono più tanto nel mio stile, le userò comunque, non le butto via, però quando ho visto questa mi sono innamorata, quindi lei. Poi ho preso questa tazzina da caffè macchiato, stupenda, tutta lavorata in questo modo, non so se si vedrà qualcosa, magari vi metto qualche clip a parte. Così, questa ciotolina per il porridge e l'ho presa sia azzurra sia color crema, questa qua. E poi come ultima cosa ho preso questo piattino con i bordi tutti ondulati così, perché sempre quando ho comprato casa mia mamma e mia nonna così mi hanno regalato dei servizi di piatti. Il problema è che ho tre servizi di piatti tutti uguali, identici. Poi sono quelli dell'IKEA, tra l'altro, che bellissimi, stupendi, però quello che non sopporto di quei piatti è che sono veramente giganti. Cioè, un piatto fondo dell'IKEA sembra che non ci sia dentro niente, anche se in realtà c'è un sacco di cibo dentro. Non lo so, sono veramente fondissimi. Penso che possano andare bene solo per il minestrone, perché di quello ne mangio mezza pentola da sola. Comunque vabbè, questa è un'altra cosa. Quindi questo è tutto, in realtà non ho preso una valanga di cose, non ho trovato neanche quello che proprio mi serviva, ho dato un colpo al cerchio e una alla botte.